Il film inizia con un adolescente di nome Reese in una piccola stanza piena di telefoni alle pareti. All'improvviso, uno di loro, che ha una nota adesiva sopra, inizia a suonare. Reese risponde alla telefonata e sente una voce automatica che si congratula con lei per aver ottenuto una scala reale. Mentre prova a capire cosa sta succedendo, anche altri telefoni iniziano a squillare e dicono tutti la stessa cosa. All'improvviso, l'acqua inizia a uscire dai telefoni e inizia a riempire la stanza. Proprio in quel momento, rispunta la sua attenzione verso l'alto e vede un gabinetto attaccato al soffitto. Rendendosi conto che deve tirare lo sciacquone, inizia a scalare il muro con l'aiuto dei telefoni. Tuttavia, non è in grado di individuare la maniglia del water. Pensando che annegherà se non fa nulla, Reese si calma e legge il numero sulla nota adesiva di prima. Fortunatamente, un'idea le viene in mente e, con poco tempo a disposizione, Reese torna giù e usa uno dei telefoni per comporre il numero. Il suo piano funziona, e il telefono rivela uno scomparto segreto che contiene la maniglia del water mancante. Reese torna quindi di corsa in cima e fissa la maniglia al gabinetto. Tira poi lo sciacquone, cosa che a sua volta scarica tutta l'acqua fuori dalla stanza salvandole così la vita. Pochi secondi dopo scopriamo però che l'intera esperienza è solo un gioco di realtà virtuale. Reese si toglie il visore VR e viene rivelato che in realtà è in un centro di esports circondata da altri visori e giocatori professionisti. Più tardi arriva a casa e cena con il padre single, Chris. È chiaro che i due sono molto legati, poiché Reese ha perso sua madre in tenera età. Di punto in bianco, la luce della stanza inizia a lampeggiare e va in cortocircuito. Ci viene quindi mostrato un montaggio di diversi blackout in tutta la città che avvengono allo stesso modo. Per qualche ragione, tutto ciò che funziona con l'elettricità sta implodendo. Tornando alla casa, Chris non ci pensa e presume che la città stia attraversando una normale interruzione di corrente. Tuttavia, Reese non ha segnale ed è disconnessa dal mondo esterno. Sfortunatamente, a causa dei continui cortocircuiti, anche il setup da gaming di Reese va in fiamme. Riesce in qualche modo a spegnere l'incendio, ma non riesce a salvare il suo computer. Più tardi nel soggiorno, Chris accende una lanterna e dice a sua figlia che questo blackout è stata una pausa necessaria per lei per distaccarsi dai suoi dispositivi. I due poi guardano alcune vecchie foto sull'iPad e ricordano i tempi in cui la mamma di Reese era viva per poi addormentarsi sul divano. Nel cuore della notte, Reese sente uno strano suono provenire dal loro magazzino e decide di andare a controllare. Senza svegliare suo padre, esce lentamente con una lanterna e poi entra nel magazzino. Lì trova un libro intitolato Radio Flash, che è un altro termine per impulso elettromagnetico o EMP. Mentre Reese si guarda intorno, veniamo a sapere che il magazzino era in realtà di suo nonno Frank che è andato a vivere in montagna qualche anno prima. Dopo un po', Reese toglie una coperta di stoffa dal tavolo trovando una stazione radio sottostante. Sperando di ottenere alcune risposte da Frank, lei abilmente mette insieme le parti e collega la radio con successo. Accende quindi il dispositivo e chiama il nonno, che risponde pochi secondi dopo. Si scopre che anche Frank è molto preoccupato per l'interruzione di corrente, che definisce apocalittica. Secondo lui, quasi tutta la parte occidentale degli Stati Uniti è stata interessata da questa misteriosa interruzione. Lui pensa che potrebbe avere qualcosa a che fare con attacchi di impulsi elettromagnetici. Frank poi chiede di Chris, ma scopre che sta già dormendo. Ordina quindi a Reese di farlo venire alla radio la mattina dopo, dato che hanno pochissimo tempo a disposizione. Vuole che la coppia padre-figlia lasci immediatamente la loro casa e lo raggiunga in montagna, poiché ha un sacco di provviste immagazzinate lì. Prima di terminare la chiamata, Frank guida Reese a una mappa e a una radio mobile che li aiuterà nel loro viaggio. La radio tuttavia funzionerà solo una volta che si trovano in un raggio di 5 miglia da Frank. Tutto questo indica che si era già preparato per questo evento in passato. Reese obbedisce e la mattina dopo informa suo padre della situazione. All'inizio, Chris si rifiuta di andare a casa di Frank sostenendo che è un pazzo, ma quando la figlia continua a insistere decide di almeno chiamare il vecchio. Poco dopo i due si dirigono verso il magazzino e Reese avvia la trasmissione radio. Dopo che se ne va, Chris e Frank iniziano la loro conversazione. All'inizio il vecchio procede a spiegare la verità dietro l'interruzione di corrente. Rivela che tutto ciò che sta accadendo è l'effetto di un EMP, che presto causerà caos e bolgia in ogni parte degli Stati Uniti. Afferma inoltre che le scorte e gli strumenti finiranno in soli 3 giorni, così vivere in montagna con lui è l'unica opzione sicura. Sentendo tutto questo, Chris è finalmente convinto e decide di andarsene immediatamente. Dopo un po', lui e Reese iniziano a fare i bagagli, mentre la situazione fuori comincia a peggiorare. Polizia e civili sono l'uno contro l'altro a causa della prolungata interruzione di corrente. Nessuno sa cosa sta succedendo e quando finirà. Nel frattempo, Chris e Reese salgono in macchina e iniziano il loro viaggio. Sulla loro strada,
si fermano all'unico supermercato aperto della zona per prendere delle provviste. Quando però assistono a violenze estese tra le persone per rifornimenti comuni come acqua e cibo, si ritirano rapidamente. Mentre lasciano il posto, ci viene mostrato che anche migliaia di altre persone stanno cercando di uscire dalla città. Nella scena successiva, il duo padre-figlia è costretto a fermarsi su un ponte a causa di un incidente che blocca la strada. Una signora ha apparentemente perso la vita, e Rhys è testimone di ciò. Poche ore dopo, la tensione nel ponte raggiunge il punto di ebollizione e un uomo impaziente sperona il suo veicolo contro un altro. Questo apre la strada, così Chris e Rhys tornano rapidamente al loro veicolo e continuano il loro viaggio. Più tardi quella notte, Rhys si sveglia e scopre che hanno superato l'incrocio e che stanno andando nella direzione sbagliata. Questo distrae Chris, che momentaneamente distoglie gli occhi dalla strada. Il secondo di distrazione si rivela costoso, in quanto perde il controllo dell'auto e la fa schiantare nei boschi vicini. La mattina dopo, Rhys viene svegliata da suo padre che è sollevato di vederla senza eventuali ferite. Tuttavia, Chris sembra aver battuto la testa e sta sanguinando un po'. I due decidono quindi di seguire un fiume vicino per raggiungere la posizione di Frank, siccome risparmierà loro una notevole quantità di tempo. Altrove, Frank inizia a preoccuparsi perché dovevano già arrivare entro la mattina. Nel frattempo, Chris ha difficoltà a camminare, quindi Rhys suggerisce di riposare per un po'. Si fermano quindi vicino a una cascata vicina e riempiono le scorte d'acqua. Lì, Rhys scopre che suo padre ha un grave livido sulla schiena e ha anche un taglio profondo sul braccio. Inizia subito a curare le sue ferite, nonostante Chris abbia affermato di stare bene. Dopo un po' riprendono il loro viaggio, ma Chris si indebolisce di minuto in minuto e alla fine crolla. Prima di perdere conoscenza, ordina a sua figlia di chiedere aiuto. Così, senza perdere tempo, Rhys corre attraverso la foresta dove fortunatamente trova un fienile e un contadino di nome Glenn. Vedendo la ragazza in difficoltà, l'uomo entra rapidamente in azione e riporta Chris a casa con la sua macchina. Sfortunatamente, nonostante ogni intervento medico, Chris non riprende conoscenza e alla fine smette di respirare. Rhys è devastata e con il cuore distrutto visto che il suo unico genitore ora è morto. La stessa notte, lei e Glenn lo seppelliscono nel campo e gli rendono omaggio. Il giorno dopo Glenn decide di aiutare Rhys ad arrivare a casa di suo nonno e poco dopo iniziano il loro viaggio nella sua roulotte. Dall'altra parte, Frank è stanco di aspettare così decide di andare a cercare lui stesso Chris e Rhys. Poche ore dopo, si imbatte nel luogo dell'incidente e in un pezzo di stoffa insanguinata sul pavimento accanto all'auto. Frank segue quindi la strada e trova la fattoria dove si trovava precedentemente Rhys. Va a vedere se qualcuno è a casa, ma sorprendentemente vede del sangue sul divano. Sospettoso, irrompe e inizia a ispezionare il posto. Dopo non aver trovato nulla, guarda bene la foto di Glenn e se ne va. Fuori, nota la pala usata di recente, i vestiti di Chris e anche il suo luogo di sepoltura. Frank ora sa che Chris è morto, ma non ha tempo di addolorarsi siccome sua nipote Rhys è ancora scomparsa. Altrove, lungo la strada, Glenn nota un uomo sul ciglio della strada che chiede aiuto. Per sicurezza dice a Rhys di andare rapidamente sul retro della roulotte, temendo che l'uomo possa voler fare qualcosa di losco. La peggiore paura di Glenn diventa realtà quando l'uomo gli punta contro una pistola e gli spara a morte. L'uomo senza nome poi sale sulla roulotte e se ne va, con una traumatizzata Rhys ancora dentro. Dopo un po' si ferma in un'autofficina e si intrufola per rubare benzina da un camion. All'improvviso l'uomo viene colpito da un cacciatore e Rhys sfrutta questa opportunità per fuggire. Tuttavia, non molto tempo dopo, viene catturata dallo stesso cacciatore che le mette una borsa sopra la testa. Quando finalmente apre gli occhi, viene accolta da una strana vecchia che afferma che Rhys ha violato la sua proprietà, quindi ora dovrà pagare per questo. Nel frattempo, Frank trova il cadavere di Glenn e lo identifica come l'uomo nella foto. Questo lo fa preoccupare ancora di più per Rhys e così continua a cercare risposte. Dall'altra parte, durante la cena, l'anziana presenta Rhys alla sua famiglia. Suo figlio è Billy, il cacciatore di prima, e Quinn è invece il suo timido e problematico nipote. Si scopre che Billy picchia e umilia sempre suo figlio senza una ragione apparente. Dopo le presentazioni, Rhys spiega il corso degli eventi su come è arrivata lì. Afferma anche che non può restare più a lungo perché deve raggiungere il nonno il prima possibile. La vecchia però non prova simpatia e non la lascia andare, e la costringe invece a restare in soffitta per la notte. Rimasta senza scelta, Rhys si dirige in soffitta ma non ha intenzione di rimanere lì. Nel tentativo di scappare, si intrufola verso la porta principale mentre tutti dormono. Apre quindi la serratura, ma la vecchia la sente e manda immediatamente Billy a prenderla. Segue un intenso inseguimento, ma alla fine l'adolescente viene catturata e riportata a casa dal minaccioso cacciatore.
Quando Rhys riprende i sensi, si ritrova legata in una borsa appesa a un albero. Proprio in quel momento, un grosso orso le si avvicina e cerca di aprire la borsa. Sembra che l'adolescente stia per morire, ma Billy arriva lì appena in tempo e abbatte l'orso. Si scopre che Rhys è stata semplicemente usata come esca per attirare la bestia gigante. Dopo l'incontro ravvicinato, viene portata in un piccolo ripostiglio, dove Billy la lascia per una settimana. Un giorno la porta però fuori, e la vecchia cerca di convincerla a restare e diventare partner di uno dei suoi figli. Tuttavia, Rhys risponde che preferirebbe rimanere dentro il magazzino piuttosto che stare con quei maniaci. Il suo desiderio è esaudito mentre la donna infuriata ordina di gettare Rhys di nuovo nel magazzino. Questa volta, sia le sue mani che i suoi piedi sono legati. Nel disperato tentativo di fuga, Rhys riesce a tagliare la corda sulle sue mani e si libera completamente. Nonostante ciò, non riesce a pensare a un piano per fuggire. Proprio in quel momento, nota che Quinn la sta guardando e le viene un'idea. Rhys sa che prova simpatia per lei, quindi decide di sfruttare questa sua debolezza. Comincia a costringerlo a chiedere aiuto e, sorprendentemente, Quinn, che è stufo dei continui abusi sia da parte di sua nonna che di suo padre, è d'accordo. La fa quindi uscire dal magazzino, e senza ulteriori indugi fuggono insieme dal complesso e corrono per tutta la notte. La mattina dopo, Billy scopre che entrambi sono fuggiti e subito inizia a cercarli. Segue le loro orme e i rami spezzati, raggiungendoli lentamente ma inesorabilmente. Dall'altra parte, Quinn e Rhys iniziano a legare e mangiano delle bacche dopo essersi allontanati dal posto. Qualche attimo dopo raggiungono un burrone dove Quinn quasi rischia di morire, ma Rhys riesce a salvarlo. Incontrano quindi un tronco che funge da ponte e lentamente lo attraversano. All'improvviso, Billy li vede da lontano e spara un proiettile, che fortunatamente non va a segno. Terrorizzati, i ragazzi iniziano a correre e si imbattono in un lago poco profondo. Rendendosi conto che non possono correre più veloce di Billy, si immergono nell'acqua per nascondersi. Dopo che il cacciatore li supera, Rhys e Quinn escono dal lago e fuggono nella direzione opposta. Tuttavia, poiché Billy è un cacciatore esperto, li nota da dietro e li insegue di nuovo. Alla fine, li raggiunge, quindi Quinn decide di affrontarlo mentre Rhys si nasconde dietro una roccia. Mentre i due lottano, il fucile di Billy cade davanti a Rhys, ma lei esita. Quando si rende però conto che Quinn verrà picchiato a morte se non intraprende alcuna azione, Rhys guadagna la fiducia necessaria per raccogliere l'arma. Mira quindi a Billy e lo finisce con un colpo pulito, ma sorprendentemente viene rivelato che in realtà è stato suo nonno Frank a sparare e a salvare gli adolescenti. È arrivato sul posto dopo aver sentito gli spari. Sollevata, Rhys corre da suo nonno e lo abbraccia forte mentre piange. La scena si sposta quindi in un momento futuro, in cui sia Quinn che Rhys vivono con Frank e fanno attività come una famiglia. Il mondo sta ancora soffrendo per i postumi delle MP, ma qui in montagna tutto ciò che serve per sopravvivere è disponibile in abbondanza. Il film finisce quando Quinn apre il laptop di Rhys e nota diversi messaggi dei suoi amici, indicando che il problema dell'interruzione di corrente sta finalmente finendo. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!